Bentornato, io sono Pasquale. In questo video vorrei capire assieme a te se investire nel titolo ExxonMobil può essere una strategia giusta per il mio investimento e conseguentemente se anche tu, nel caso volessi, potresti anche prenderla in considerazione. Oggi ti dico la mia idea, ma ricorda sempre che io non sono assolutamente un consulente finanziario e non ti sto dando né ti sto consigliando su come e dove investire, né tantomeno devi prendere le mie parole come una consulenza. Se vuoi veramente entrare nel mondo degli investimenti e del risparmio, per favore rivolgiti ad un esperto del settore oppure studia bene quello in cui vuoi mettere i tuoi soldi. Parlando di ExxonMobil, parlo di un pezzo di cuore. Ci ho lavorato quasi 3 anni, ho delle esperienze stupende e che porterò sempre nel mio cuore. Cosa è? Chi è ExxonMobil? È la parte iniziale praticamente di tutto il mercato petrolifero. In Italia e in Europa lavora col marchio Esso, proprio perché la Standard Oil, la primissima compagnia petrolifera mai esistita, aveva come acronimo SO, che in inglese si pronuncia SO. All'epoca fu divisa nelle famosissime sette sorelle dalla antitrust americana nel 1911. In realtà la divisione avvenne in 34 differenti società, che però poi andarono a riunirsi assieme per poi formare queste sette grosse compagnie. Due di queste, la Exxon e la Mobil, si fusero poi assieme di nuovo nel 1999 per formare l'attuale assetto societario. Io, se ti interessa come curiosità, perché ti vuoi fare i fatti miei non solo finanziariamente ma anche da un altro punto di vista, ci ho lavorato dal 2003 al 2004 nella sede di Manchester nel Regno Unito e poi nel 2000 per circa 8 mesi nella sede di Roma. Spettacolare. Però sarò imparziale nel mio giudizio e nella mia analisi. Prima di continuare però ti chiedo, se questi contenuti sono di tuo gradimento e ti piacciono, anche se ho il raffreddore, di lasciare un pollice in su e di iscriverti al canale, cliccando ovviamente la campanella delle notifiche che trovi qui sotto per non perderti nessun video successivo. Il titolo ExxonMobil ha il ticker symbol XOM e fa parte del Dow Jones Industrial Average, ma anche e soprattutto, ma vedrai dopo perché, anche dei famosissimi Dividend Aristocrats. L'azienda ovviamente credo che non abbia bisogno assolutamente di nessuna presentazione, essendo uno dei maggiori player mondiali nella estrazione petrolifera e ovviamente nella successiva lavorazione per la produzione di idrocarburi e di prodotti chimici. I suoi core business sono l'upstream, per cui l'estrazione, e il downstream, per cui la raffinazione e la vendita del prodotto, per esempio alle stazioni di servizio. Fra le grandi aziende competitors principalmente si annoverano la Chevron, anch'essa americana, la BP, la British Petroleum, che è nel Regno Unito, e la Dutch Shell. Exxon è quella che sembra aver avuto meno problematiche durante le crisi passate, essendo in grado di fare sempre profitto, anche se poco, rispetto agli altri competitors. La problematica principale è legata al settore energia, che per quanto riguarda ovviamente questo settore, cioè quello petrolifero estrattivo, non è un settore growth. Per cui non è un settore in cui si può aspettare una crescita esponenziale, così come ad esempio potrebbe essere quello dell'information technology, come faccio esempi famosissimi Google, Facebook o Apple. Exxon ha una capitalizzazione di circa 289 miliardi e mezzo di dollari. Cosa? 289 miliardi e mezzo di dollari? Nel trend, seppur decrescente, del comparto energia, i dati mostrano sempre un profitto lordo ed un profitto netto. I debiti di lungo periodo, così come le liability totali, sono in netta diminuzione da 5 anni a questa parte. In particolare, possiamo vedere come negli ultimi 3 anni, cioè dal 2016 al 2018, per cui non stiamo contando il 2019 che non si è ancora concluso, si è passati da 200 miliardi di dollari a 282 miliardi di dollari di fatturato, così come il profitto lordo sia passato da 41 miliardi di dollari a 67 miliardi di dollari. Per cui ovviamente si tratta di un trend in crescita, sicuramente. I margini netti sono anche buoni, passando dai 7,9 miliardi a quasi 21, tre volte tanto in 3 anni. Ovviamente, guardando questi dati, chiunque direbbe che cosa stai aspettando, conviene subito buttarsi a capofitto ad investire in questa azienda. Ed in parte potrebbe anche essere vero, ma non per tutte le tipologie di investitori. Secondo me, infatti, se si sta formando un portafoglio growth, o un portafoglio value, non è l'azienda ideale. Infatti, pur diversificando, si tratta comunque di un'azienda che passa il suo business score, cioè il suo
business maggiore su un prodotto che vuoi nel bene o nel male soffre tantissimo sia delle oscillazioni di mercato che delle turbulenze politiche locali. Il petrolio è un'arma, se così si può dire, di contrattazione, dire diplomatica magari, con cui si fanno gli affari. Per quello che ho visto io di prima persona quando ci lavoravo, e per come dicono anche i dati del balance sheet, sicuramente ExxonMobil non è uscita con le ossa rotte dalle varie crisi. Non so se ti ricordi, come me, il disastro della Exxon Valdez. Bene, perché Exxon ha trovato lo spazio nel mio portafoglio? Bene, perché il suo dividend yield è molto molto alto, al momento il 5.13%. Fosse stata un'altra azienda, avrei magari avuto un pochino di paura con un dividend yield alto, perché non credo si dovrebbe mai andare al di sopra del 4 o del 5% per poter definire un dividendo sostenibile, ma credo che Exxon invece sia in una situazione ampiamente liquida, con tanta liquidità da dividere poi fra i vari azionisti, che è una cosa stupenda per noi che ci investiamo. Inoltre, essendo un aristocrat, ha continuato ad aumentare il suo dividendo nei precedenti 25 anni, per cui al momento il suo dividendo sembra molto ma molto sicuro. E al momento non vedo una situazione tale da poterne definire una situazione dubbia, una situazione pericolosa per questo dividendo o anche per l'azienda. Ovviamente anno dopo anno bisogna sempre stare con l'occhio, con tutti e due gli occhi aperti, attento ai vari bilanci che vengono pubblicati e capire se si voglia continuare a mantenere questa mia quota azionaria e anche se la volessi tenere tu nel caso la aprissi. Dovrei essere preparato a forti oscillazioni del titolo, ovviamente, perché un titolo petrolifero oscilla tantissimo. Facendo il dollar cost average sicuramente riuscirò a mitigare l'oscillazione totale ed aumenterò ovviamente la percentuale di dividendo trimestrale, che ovviamente trimestralmente arriverà nel mio portafoglietto e che poi potrò andare a reinvestire in Exxon oppure in altre aziende dove Exxon in quel momento non fosse così conveniente, magari perché il titolo si trova ai massimi. Bene, se sei interessato come me, anche tu, ai dividendi ed aziende che erogano dei dividendi, non posso che consigliarti il canale italiano Vivere di Dividendi, dove sicuramente troverai delle analisi più approfondite rispetto alle mie, che sono ovviamente un novizio in questo argomento, in questa materia, un novizio che però cerca la propria indipendenza economica entro 13 anni. Ne ho 42, per cui fatti due conti. Poi, visto che siamo in fase di consigli, se sei interessato anche al mondo degli ETF, ti voglio consigliare anche un altro canale, che però in questo caso è un canale Telegram, che non gestisco io, ma al quale sono iscritto, e fortunatamente oltre ai vari ETF, l'argomentazione ETF, siamo liberissimi di parlare di tantissimi altri argomenti, come appunto le azioni, i dividendi e tutto quello che è nel mondo degli investimenti. Il canale si chiama All About ETF e ti lascio comunque il link qui sotto in descrizione. Bene! Spero che queste mie informazioni su questo titolo azionario ed azienda siano state di tuo interesse e di gradimento. Se tu hai altre informazioni ovviamente utili a me e a tutti quelli che seguono il canale, mi farebbe molto piacere se le condividessi qui sotto nei commenti, così che ci possiamo aiutare a vicenda noi persone novizie alle prime armi, come me. Se il video ti è piaciuto mi raccomando, devasta e distruggi quel pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Per adesso ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!